cominciamo con l'applauso dei primi calci 2011. Buonasera a tutti voi, benvenuti a Cuccioli e Campioni, una puntata che sarà ricca. Ci sarà come ogni settimana un personaggio che arriva dalla prima squadra del Pescara, questa sera avremo un dirigente e poi come ogni settimana conosceremo una realtà baby del calcio biancazzurro. Questa sera i primi calci 2011 insieme alle allenatrici Sara Di Vincenzo e Roberta Maiorano. Buonasera. Buonasera. E abbiamo come sempre il nostro coach Bruno Nobili. Ciao Bruno. Buonasera mille. E siamo particolarmente felici di ospitare a Cuccioli e Campioni Giacomo Di Cara, una bandiera biancazzurra. Ciao Giacomo. Grazie a voi per avermi invitato. Che oggi è allenatore ed è anche papà di uno dei ragazzi dei primi calci, Matteo, che possiamo inquadrare perché noi li renderemo protagonisti di questa puntata. Papà e figlio, ex calciatore e aspirante calciatore, quindi ci racconteranno. Matteo, tu che cosa sai di tuo padre calciatore? Hai visto dei video? Te ne hanno parlato? So delle squadre di dove è stato. Dici, quali sono? Era anche l'allenatore del Perugia. Ah, era anche... bene. E le squadre dove ha giocato, in cui hai giocato, te le ricordi da calciatore? Voleva andare alla Juve. Voleva andare alla Juve. Aveva comprato anche la Juve. Ah, allora. Magari. Gioco. Raccontaci, ma c'è qualcosa che nel non sappiamo. Nel 2001 che era il Terni. Sì. Nel 2003 il Pescara. Verso 2008, 2009 era il Cesena e poi l'hanno mandato a casa. Evviva la sincerità. C'è da giocare con me a calcio. Con te, già. Insomma. Dentro casa. Dentro casa, insomma, un futuro... assicurato, fantastico. Matteo, allora Giacomo, raccontaci come questo rapporto con tuo figlio, insomma capiamo già che siete proprio in simbiosi. Beh, fa tutto lui, a casa è veramente, ha cominciato, si è appassionato al calcio ed è una partita continua, appena un secondo di tempo organizza le partite, la fortuna di avere lo spazio per poterle fare. Ma è anche abbastanza bravo perché riesce a non rompere nulla. Ma ha influito il fatto di avere un papà calciatore oppure è proprio... Ma guarda, io ho sempre lasciato molta libertà di scelta perché io ho cominciato molto presto, ero giovanissimo. E quindi mi rendo conto del sacrificio che si deve fare, quindi ho lasciato e lascerò comunque a loro la scelta. Tu a che età hai iniziato a giocare a calcio? Ma a giocare a calcio da quando avevo 0 anni, perché sono nato nelle foto, vedevo sempre i palloni intorno a me. E in una squadra intesa come scuola calcio, mai fatta. Ho cominciato a 12 anni in una squadretta, poi dopo 2 anni mi sono ritrovato a 14 già con il Pescara, a 15... in prima squadra, a 16 sono diventato professionista, quindi per me è stata proprio una cosa velocissima, mi sono ritrovato nel mondo che poi io ho sempre sognato di fare. Quindi Bruno, Giacomo Di Cara è proprio un esempio di prodotto biancazzurro. Sì, beh, ha fatto, diciamola, anche se non moltissimi anni, però una certa trafila nelle giovanili del Pescara, fino a ritrovarsi in prima squadra, con credo quell'anno fortunato di Galeone, fortunato 86, e esatto, in cui furono anche bravissimi a vincere il campionato. Quante promozioni hai avuto, non solo con il Pescara, vero? Nella carriera 5. 5. Dalla Bialasi. Con? Ne ho fatte 2 qui, una a Perugia, una a Ancona e una a Vicenza. Facciamo un applauso a Giacomo Di Cara, lui veramente un campione con noi questa sera, a cui poi voi farete delle domande. Noi adesso torniamo invece alla vostra attività di Cuccioli, classe 2011. Sara, come si comportano questi ragazzi in campo? Bene, sono un po' frizzanti, però tipico della loro età. Devo dire che è un gruppo dove sono molto educati e hanno molta voglia di imparare. E molto spesso sono più loro che insegnano a noi delle cose proprio prettamente calcistiche, anche a volte piuttosto che noi. Però è un divertimento continuo. Secondo me questa è la cosa più bella di questo gruppo. Roberta Maiorano, tu sei anche calciatrice, vero? Sì. Vogliamo dire dove giochi, che ruolo sì. hai?
Io gioco nella prima squadra del Pescara femminile, faccio il terzino o l'ala, comunque gioco sulla fascia sinistra. E niente, questo è il quarto anno qui a Pescara. E io non sono originaria di qui, sono di Lecce, però devo dire che mi trovo molto bene qui. E anche quest'anno stiamo disputando un ottimo campionato, considerando insomma la premessa dell'inizio. Siamo una squadra giovane, nuova, non ci conoscevamo diciamo per niente, quindi sta andando bene, siamo a metà classifica. Venite da un recupero in cui siete in doppia cifra. Abbiamo vinto domenica 12-0 a Potenza. E venivamo da un periodo un po' diciamo negativo, perché abbiamo raggiunto il nostro obiettivo già nel giro d'andata, quindi a lungo andare ci siamo un po' lasciate andare, diciamo. Però stiamo preparando bene gli ultimi allenamenti per fare un finale di stagione come si deve. Bene, noi adesso andiamo sul campo della Stella Maris, montaggio di Luca Teseo. Le riprese sono di Alceo Tonto Donati. Questo è il quarto anno che sono a Pescara Calcio e il terzo anno che ho il gruppo Primi Calci 2011. È un gruppo molto eterogeneo, dove troviamo bambini sia molto più pronti dal punto di vista motorio che tecnico, però comunque un gruppo che presta molta attenzione al divertimento soprattutto. Noi cerchiamo attraverso i giochi anche popolari di sviluppare e di creare tutte quante quelle situazioni di gioco che poi si vengono diciamo a trovare nel campo da calcio. Cerchiamo anche di sviluppare tutte quante quelle abilità e capacità motorie che sono in ogni bambino. Utilizziamo soprattutto palloni non solo di cuoio ma anche di varia misura e grandezza, ad esempio anche la palla da rugby, che per loro è molto divertente in quanto con il rimbalzo un po' anomalo gli crea una sorta di gioco alternativo alla partita classica, e quindi c'è anche una sorta di cooperazione molto più bella che a loro comunque per la loro età è molto, molto importante. È un gruppo molto numeroso, lo seguo da quest'anno, ho il piacere di collaborare con Mister Sara, è un gruppo molto numeroso, ci divertiamo veramente tanto durante gli allenamenti, infatti il nostro obiettivo è quello di farli crescere non solo dal punto di vista calcistico ma soprattutto dal punto di vista umano, infatti insegniamo tutti insomma i valori sia dentro che soprattutto fuori dal campo. Sono gestibili caratterialmente? Sì, sono gestibili caratterialmente, cioè da dire che i bambini tra i 4 e 7 anni sono bambini che ti coinvolgono pienamente e totalmente in questa esperienza, quindi molte volte sono io a doverli ringraziare per tutto ciò che ti danno quando sono in campo, anche se sembra una lotta continua tra noi e loro, però ripeto, è solo un divertimento. Questo è l'impianto in cui voi giocate sempre, Sara? Sì, facciamo allenamento 2 volte a settimana. E sono 2 turni perché comunque sono un bel gruppo di 26 bambini, quindi cerchiamo di dividere 13 e 13, dove lavoriamo su tutta la parte coordinativa e qualche, diciamo, iniziamo a mettere un pochino di alcune situazioni prettamente del gioco del calcio. E sul campo della Stella Maris si può incontrare Giacomo Di Cara, che è lì un spettatore fisso, vero? O quasi? Sì, tranne una volta che ha avuto la febbre, come lui ha ciò che ha confermato. Sì, mi piace andarlo a vedere perché comunque so che fa piacere anche a lui e mi piace vedere che cosa impara. Ho apprezzato e apprezzo molto la pazienza, ma soprattutto il lavoro che svolgono i mister e le allenatrici, come si vogliono chiamare, perché l'ho fatta anch'io. E so quanta pazienza ci vuole, quanto bisogna essere predisposti per poter allenare un gruppo di bambini così piccoli. Tu allenavi quali bambini, ragazzini? Io ho cominciato, dopo che ho smesso, sono stato 3 anni completamente lontano dal calcio. Ho ricominciato allenando i bambini proprio di questa età. E mi hanno lasciato tantissimo, probabilmente ho lasciato anche io qualche cosa a loro, ma perché si era creato proprio un'empatia con loro pazzesca. E quando poi sono passati ai grandi, anche loro hanno avuto una sofferenza enorme come la mia, d'altronde. Però è una cosa che è molto bella perché si vede, come diceva Sara, c'è la crescita tua
grazie a loro e soprattutto i miglioramenti che fanno dal primo giorno fino all'ultimo giorno che chiude la, tra virgolette, la stagione. Si vede un percorso di crescita che ti dà la soddisfazione che tu ti aspetti, insomma. Matteo, ma poi papà dopo gli allenamenti ti corregge, ti dice che devi migliorare in qualche cosa o no? Avvicina il microfono. Sì. Ti corregge, quindi ti dice oggi non mi sei piaciuto quando hai fatto questa azione, quest'altra, no? È critico, no? Cosa ti dice dopo l'allenamento? Che posso andare a casa e mi può cucinare. Ecco, quindi hai il benestare del papà per andare a riposare. Io voglio lanciare un messaggio per quanto riguarda questa cosa qui, perché è una cosa che premeva anche me. E do una mano a loro perché mi rendo conto di che cosa può essere la difficoltà nel loro ruolo. Io non mi sono mai permesso di aprire bocca o dare un consiglio, nonostante il mio passato, di dare un consiglio su cosa fare nel campo. Io rimprovero lui semplicemente perché ti sei divertito. No, ti devi divertire, non devi litigare, non devi pensare a fare gol, sposto l'obiettivo su altre cose. Mi rendo conto che tanti genitori, le aspettative nostre ricadono su di loro e tante volte li facciamo un gran male. Quindi la prima cosa da chiedere è o aspettare dal bambino quando torniamo, perché vuol dire che lì il bambino mostra l'interesse e vuole tornare. L'abbandono precoce è sintomo di qualche cosa che non va bene. Quindi particolari su come doveva fare da me personalmente, mai, assolutamente, nella maniera più assoluta. Facciamo un applauso a Giacomo Vicara perché ha detto veramente delle parole molto profonde che noi indirizziamo anche ai genitori che guardano la casa, che sicuramente le accoglieranno con piacere. Bruno, lui non interviene sul lavoro delle istruttrici, però per loro avere Giacomo Ricara che guarda nella mente, insomma, una certa attenzione la prova con l'allenatore di Serie B. Sì, ma sanno perfettamente che chi sta nel calcio, chi è stato nel mondo del calcio, non interferisce mai sulle cose che un allenatore va dicendo, anche se è a tuo figlio, insomma. Perché è giusto non interferire per non confondere poi, tra l'altro, il ragazzo in quello che fa. Roberta, vi sentite un po' osservate, visto che lui è sempre presente? No? Più da loro. Quando apriamo un esercizio dobbiamo far vedere come tirare, magari sbagliamo. Ah, il mister ha sbagliato! Quindi, ecco, però sì. Buona fortuna che lei è mancina, quindi quando devo fare qualcosa a sinistra lo fa lei. Così lei non sbagliamo, non facciamo figuracce. A destra e a sinistra. E andiamo sul campo Stella Maris, torniamo per vedere i cuccioli durante gli allenamenti. Li ascolteremo anche con Alceo Tontorinati, montaggio di Luca Teseo. Mi piace giocare a calcio perché ho tanti amici e mi diverto di più. Il calcio mi piace perché in TV ho visto molti giocatori che hanno fatto gol. Sul campo mi piace fare i gol e aiutare i compagni. Il calcio mi è migliorato perché il mister mi ha fatto fare tanti allenamenti belli. Mi piacerebbe giocare nel Pescara. Tuo padre è stato un calciatore molto importante. Sì. Hai visto dei suoi filmati? L'hai visto giocare? No, io non ero nato. Non ero ancora nato. Però hai visto dei video su di lui? Sì. Cosa pensi di tuo padre, calciatore? Che è difensore, difensore centrale. Era bravo tuo padre? Sì. Mi piace fare la rovesciata. A scuola come vai? Bene. In questi anni ho imparato molte cose, le tecniche, i dribbling. E poi? Poi, per esempio, il comportamento, che cosa ti hanno insegnato? Come ci si comporta in campo? Campo bene, senza fare i falli, però qualche volta i falli si fanno. Ti piace di più studiare o giocare a calcio? Giocare a calcio.
Da grande che cosa vuoi fare? Calciatore. Dove? Allo stadio. In quale squadra? Nella Juve. Inter. Dell'Inter. Ci hai ripensato? Ma tu vuoi fare il difensore come lui? No, io faccio l'attaccante destro. E da grande dove vuoi giocare? Alla Juve. A Pescara no? Pescara anche. Quindi prima il Pescara e poi la Juve? O prima la Juve e poi il Pescara? Prima Juve e poi il Pescara. Vuoi chiudere la carriera a Pescara? Sì. Sei arrabbiato, Carlo? No. Un pochino però. Perché sei... hai il muso? Perché non la portano mai la palla. E oggi quindi tu non sei riuscito a dare un calcio alla palla? Sì, un pochino di volte. Però avresti voluto giocare di più? Sì. E hai chiesto la palla? Hai chiesto di passarla? Sì. Cosa ti risponde? Non mi ha detto niente. In campo passatemi la palla. Tu da grande che vuoi fare? Ingegnere. Come mai non vuoi fare il calciatore? Perché se no dopo tutti dicono che sono scorto. Da quanti anni giochi nel Pescara? Uno, questo è il secondo. Da grande che cosa vuoi fare? Calciatore. Dove? Al Milan. Nel Pescara non ti piacerebbe giocare? Sì, pure nel Pescara invece di giocare. Da grande che cosa vuoi fare? Il calciatore. Dove? O alla Juve, o al Real Madrid, o al Pescara. Ah. Pescara è l'ultima scelta? No. Per cominciare, Pescara poi? La Juve e il Real Madrid. Nel Pescara di chi vorresti prendere il posto? Bazzano. E nella Juve? Non vuoi giocare alla Juve tu? No. Ti scusa. Torniamo in studio per dare la linea alla pubblicità. E adesso tocca a voi, adesso vogliamo conoscervi uno per uno, parlateci di voi, vai. Mi chiamo Daniele Pomposo, mi piace giocare in attaccante e voglio giocare nella Juve. Andiamo avanti. Sono Lorenzo Matriciani, il mio ruolo è attaccante e tra grande vorrei fare nel Pescara. Giocare nel Pescara. Ciao, mi chiamo Lorenzo Doardi e sono un attaccante centrale. E da grande voglio giocare la Juve, sempre attaccante centrale. Mi chiamo Alessandro D'Angelo. Vicino al microfono, Alessandro. E voglio giocare attaccante e voglio giocare al Pescara. Ma la mister ti fa giocare l'attaccante o ti dà anche altre posizioni in campo? Sì, gli dà pure portiere. Anche portiere? Sì. Avvicina, dagli il microfono. E ti piace fare il portiere? Un po'. Sì, un po'. Perché è più bravo. È più bravo. E tu sì. Invece? Io mi chiamo Matteo Masciulli e io faccio l'attaccante nel ruolo destro. Da grande vorrei fare l'attaccante alla Juve. Alla Juve. Bene. Io mi chiamo sì, tutti attaccanti. Mi chiamo Federico Di Biase. Da grande vorrei fare il difensore centrale e vorrei giocare nel Pescara. Nel Pescara? Meno male che qualcuno vuole giocare nel Pescara. Poi vai. Mi chiamo Tommaso D'Astolto e voglio giocare centrocampista e da grande voglio giocare alla Juve. E dove ti fa giocare invece l'allenatrice? Ti fa giocare a centrocampo? Porta. Aspetta, prendi il microfono. In porta. In attacco no, perché non c'è posto, perché sono tutti attaccanti, quindi ti fa giocare in porta, a centrocampo, in difesa. E da tutte le parti. E ti diverti a giocare da tutte le parti? Sì. Ti diverti. Vai. Mi chiamo Antonio De Teo. E dove giochi in campo? Vorrei
essere difensore. Vorrei essere difensore. Vorresti essere difensore, ma dove giochi? Giochi in difesa un pochino, ti fa giocare, ti accontenta l'allenatrice, sì. Poi, da grande, che vuoi fare? Da grande vorrei fare il calciatore nel Milan. Del Milan, quindi adesso sei tifoso del Milan. Andiamo? Vai. Io sono Matteo, cognome romano, e vorrei fare, da grande, il calciatore nel Pescara. Ah, quindi tu non ti interessa andare in una squadra, no, Juventus, no? Mi piacerebbe giocare nella mia. Avvicina il microfono. Mi piacerebbe giocare nella mia squadra. Bene. E dove ti fa giocare adesso l'allenatrice? Dove ti impiega? Da ogni parte. Da ogni parte. Tu sei contento di giocare ovunque? Sì. Questa è proprio un'esigenza del momento, farli giocare ovunque. Sì. Loro noi diciamo sempre che devono essere sia Olli che Benji, provare tutto e poi saranno loro a scegliere dove vorranno giocare. Praticamente mi fa fare di tutto e di più. Di tutto e di più, beh. Pure. Mi chiamo Alessandro Silvestri e mi piacerebbe fare l'attaccante centrale e mi piacerebbe giocare al Pescara. Ti piacerebbe giocare a Pescara. Secondo te come si deve fare per arrivare a Pescara? Come... Ci vuole impegno, volontà e altre cose. E altre cose. Bravo. Andiamo avanti. Ciao, mi chiamo Mattia Filippone e vorrei giocare attaccante al Barcellona. Al Barcellona. E adesso dove giochi? Solo. Stella Maris. Da tutte le parti. Da tutte le parti. Mi chiamo Diego Lemma e faccio come ruolo attaccante e da grande vorrei giocare al Milan in attaccante. Sì. Mi chiamo Matteo Pasino, di ruolo faccio attaccante sinistro e da grande vorrei giocare al Paris Saint-Germain. Matteo? Mi chiamo Matteo Di Cara, voglio giocare attaccante centrale nella Juve. Nella Juve. Però Matteo, tuo padre non giocava ad attaccante, come mai tu sei diventato un attaccante? Io sono un attaccante destro alla Juve. Alla Juve, quindi niente da fare, difensore no. Vai. Tu? Come ti chiami? Mi chiamo Matteo Cairo Spagliaro. Mm-hmm. E dove giochi? Mi piace giocare in porta e in attacco. Ah, e se dovessi scegliere... Dove, non so, ti chiama una squadra importante, dove vai a giocare? In porta o in attacco? Non lo so. Non lo sai, quindi indeciso. Bene. E da grande dove vuoi giocare? Da grande voglio giocare nel Pescara. Nel Pescara. C'è qualcuno che vuole fare qualcos'altro oltre il calciatore? Che ha idea, magari? No, io voglio fare qualcos'altro oltre il calciatore. Che cosa vorresti fare? L'inventore e il gelataio. L'inventore e il gelataio. Bene, insomma, qui ascoltiamo tutto. L'inventore e il gelataio. Poi chi altro ha un altro lavoro? Io se non dovessi fare calcio farò tennis. Tennis, e tu? Sempre calcio. Sempre calcio, c'è qualcun altro che ha un lavoro alternativo? Tennis. Io se non riesco a giocare attaccante faccio basket. Fai basket. Tu? Non c'è il microfono. Passate il microfono? Se mi fa fare attaccante faccio atleta. Atleta, insomma tutti nell'ambito sport. Allora ragazzi, adesso ricomponetevi. Ci sono le domande che avete preparato per Giacomo Di Cara. Allora, chi ha la domanda per Giacomo Di Cara? Passate il microfono. Io ce l'ho. Vai. Chi ha il microfono? Io. Vai, molla questo microfono e dallo al tuo amico. Anche io lo devo fare. Uno alla volta. Qual era la squadra più forte della tua squadra che hai giocato? Ma la squadra nella quale ho giocato, dove ho raggiunto diciamo la parte più alta della mia carriera, è stata il Vicenza. Ho giocato la semifinale di Coppa delle Coppe con il Chelsea. Tu sei stato anche in nazionale Under 21. Sì. Che ricordo hai quell'esperienza? Bellissima. Sono stati 4 anni, che poi quella nazionale lì, quel biennio lì, per 2 volte è diventata campione d'Europa, quindi è stata una bellissima soddisfazione. Andiamo avanti? Ragazzi, avete sentito che Giacomo Di Cara ha giocato in nazionale Under 21? Abbiamo veramente un campione qui in studio. Vogliamo fargli un altro applauso? Che cosa vuoi dire? Vabbè.
Vai. A quale allenatore sei più legato? Questa è una domanda troppo semplice. Giovanni Galeone, che io lo considero tuttora come il mio secondo padre, perché da quando avevo praticamente 16 anni mi ha dato la possibilità di fare, come ho detto prima, la cosa più bella che volevo fare da bambino. Mi ha dato questa possibilità, io sono stato bravo magari a essere determinato e costante nelle cose che facevo, però devo ringraziare lui che ci ha creduto. Ecco, in Andrea Camplone, che tu affianchi sulle panchine, ricordiamo Perugia, Bari, Cesena, e in te c'è molto di galeoniano nel modo di allenare? E soprattutto nel modo di pormi. Mi porto tanto di quello che era il suo pensiero a livello di campo, ma soprattutto nella gestione, nell'allegria, insomma, che lui riusciva a trasmettere in ogni allenamento. Anche lì, come i bambini, c'era la voglia di ritornare, di non finire mai l'allenamento e di ritornare il giorno dopo, perché era veramente, tra virgolette, una pacchia. Si era creato comunque un ambiente molto familiare, perciò c'era questo attaccamento all'allenamento. Bruno, da Allegri a Camplone, di Cara, perché Galeone ha lasciato così forte il segno? Ma intanto perché sono annate che sono andate, diciamo, molto bene, e poi perché io conosco Giovanni non come per essere stato suo dipendente, ma l'ho conosciuto dopo. Suo collega. Esatto, una persona simpaticissima, per cui riesce a trasmettere questa simpatia e questa allegria anche ai giocatori che allena. Ragazzi, altra domanda per Giacomo Di Cara. Quanti gol hai fatto nella tua carriera di calciatore? Ti faccio una premessa: io ero un difensore centrale, quindi solitamente il difensore centrale deve difendere e attacca un po' di meno, però ne ho fatti 23 in totale, dai. Ne facevo uno, due, tre all'anno. Non sono pochi. È un campionissimo. Domandagli se se ne è fatto. E poi però mi devi chiedere quanti ne hai fatti fare. Ecco. Di più, quelli ne ho contati. Oppure quanti ne ha fatti nella sua porta. Anche quello qualcuno. Anche quelli, ne conti qualcuno, sì. Tre, quattro. Andiamo avanti con le domande, vai. Qual è la squadra... qual è la squadra dove ti sei trovata dove ti sei trovato meglio? Ma anche questa è una risposta scontata. Io sono nato a Pescara, sono cresciuto qui a casa mia, quindi Pescara è la mia città e la squadra dove mi sono trovato meglio che nelle altre, anche se Perugia e Vicenza hanno lasciato un ricordo in me che non scorderò mai. Per la strada i tifosi cosa dicono? A me adesso? Sì. Tutti mi chiedono: ce la fa il Pescara ad andare in Serie A? E come ognuno di noi spera, io rispondo: sì. Speriamo di sì, perché va bene a tutti. Altre domande per Giacomo Di Cara? Quante coppe hai vinto? Quante coppe hai vinto nel Pescara? Di gelati tantissimi. No, di coppe nessuna perché il Pescara non ne ha vinte, quindi non ne ho vinte nemmeno. Però ha detto 5 promozioni, lui ha avuto con varie squadre. E da allenatore tu sei fermo da un po', però noi ti auguriamo che presto tu e Andrea Camplone troviate la panchina giusta per voi. Che dici, Bruno? Oddio, il campionato volge un po' al termine, quindi c'è poco tempo, però c'è sempre possibilità, perché succede spesso che anche nelle ultime partite ci sia qualche cambio di allenatore. Com'è il mercato degli allenatori? È un mercato difficile, Giacomo? È un mercato difficile, è un mercato strano, perché ogni anno ne vengono fuori 80 da Coverciano, e poi è un mercato veramente inspiegabile, soprattutto quest'anno sono state date panchine anche importanti ad allenatori nuovi, ci sono stati tanti cambi, ci sono stati anche dei cambi
secondo me inspiegabili, perché adesso prendi il caso di Gregucci, che fa il collaboratore, se non il secondo a Mancini in nazionale, che sceglie di andare fuori dalla nazionale per andare a allenare una squadra di club. Quindi sono anche situazioni abbastanza ambigue, anomale. Però è un mercato veramente che è diventato molto complicato e molto difficile trovare una panchina, perché, come detto prima, ne escono talmente tanti. E adesso io sono da quest'altra parte, ma questo è un problema che è sempre stato. Tante volte uno per meriti magari non viene considerato, quanto invece per non lo so, per amicizie, per altre motivazioni, conoscenze. Per la Salernitana eravate in ballo anche tu e noi eravamo in ballo e siamo arrivati alla famosa Roma e non ci hanno aperto la porta per vedere il Papa e siamo tornati indietro. Io farei un grande applauso a Giacomo Ricara e Andrea Camplone, un applauso che speriamo che porti fortuna per trovare al più presto una panchina. E intanto noi ti facciamo una sorpresa, perché c'è un personaggio molto grande, un personaggio direi immenso, che ha lasciato a Pescara un ricordo bellissimo, che ogni tanto torna anche a Pescara e che ti saluta. Vediamo questo video. Ciao Mila, ciao Giacomino, ciao a tutti, che piacere parlare con voi da un po' di tempo, Giacomino, quel ragazzino che nell'88, 89 è arrivato in prima squadra con solo 18 anni. E lui, Gatta, Beppe Gatta, faceva una bella coppia. A mangiare tutti i arrosticini che c'erano a Pescara. Un abbraccio a voi, un grosso piacere. E sperando che il Pescara possa tornare in Serie A quest'anno. Forza Pescara, un abbraccio. E un immenso grazie a Leo Junior, un mito. Sì, Bruno. Un calciatore che ha fatto una carriera formidabile qui in Italia e nella nazionale brasiliana. Qui a Pescara è venuto a fine carriera, ma ha fatto vedere anche a fine carriera di essere quel grande giocatore che era. Era una chioccia anche per tutti. Era, oltre che una chioccia, era un grande uomo, un grande campione, un grande esempio. Lui ha detto 18, io ne avevo 17. E da lui veramente ho copiato, ho preso tutto. Lì era una spugna, vedevo come calciava, come si muoveva, come erano gli atteggiamenti nel gruppo, come si comportava. Io non posso parlare altro che bene di una persona veramente splendida. Ma i grandi campioni sono grandi in tutto, non solo... Sì, una grande personalità. Oggi è commentatore per Rede Globo in Brasile. Salutiamo di nuovo Leo Junior. Noi adesso ci occupiamo come sempre della Primavera, che vive una settimana importantissima in attesa del big match con il Perugia di sabato prossimo. Abbiamo intervistato insieme al CEO Tontoronati l'allenatore Zauri e il vice capitano Biancazzurro. Ascoltiamo questo servizio, seguiamo questo servizio e subito dopo la pubblicità e poi l'ospite che arriva dalla prima squadra. A più tardi. Mister Zauri, scaramanticamente non si può dire molto, ma potrebbe essere un giorno molto importante domani. Beh, è un altro piccolo passo che vogliamo fare, chiaramente adesso mancando due partite, una vittoria domani vorrebbe dire molto. Non sarà assolutamente facile, ma ci proveremo. Cerchiamo di gestire bene l'entusiasmo con appunto questa partita molto importante, quindi caricare di responsabilità non serve, secondo me. La squadra è consapevole del fatto che comunque ci stiamo giocando molto, per cui grande serenità, ma comunque lavorando molto bene. Alessandro Bartella, vice capitano, indiscrezioni dallo spogliatoio, di che cosa avete parlato questa settimana? No, sappiamo che domani è una grande partita, siamo pronti e carichi perché sappiamo cosa ci stiamo giocando e abbiamo tutti quanti la testa domani pronti a far bene. Ci pensate che questa potrebbe essere una gara della svolta per voi? Beh sì, sappiamo che comunque quello che stiamo lavorando per un obiettivo importante e arrivarci sarebbe una cosa straordinaria e quindi... Siamo carichissimi. È chiaro che adesso dipende molto da noi. Quando siamo davanti, quando sei davanti, il tuo risultato è quello più importante. Quindi vincendo noi poi chiaramente andremo a sbirciare chiaramente il campo di Formello.
Il Perugia che avversario è? È un avversario molto ostico. La partita andata ha detto molto, una nostra vittoria larga ma assolutamente ingiustificata. Il Perugia è un'ottima squadra che gioca molto bene a calcio, ha un allenatore molto preparato, quindi sicuramente verrà qui a giocarsi la sua partita come è giusto che sia, però è chiaro, noi ci giochiamo tantissimo, per cui cerchiamo la vittoria. Siamo al momento clou della nostra trasmissione, quando l'ospite del Pescara prende posto su questa sedia bianca-azzurra. Lui non è un calciatore, ma lo è stato ed è attualmente un dirigente bianca-azzurra. Cuccioli e Campioni, il vicepresidente del Pescara, Gabriele Bankowski. E bravo! 5-5-5-5-5-5. Ciao. Annunciato dal nostro Matteo. Buonasera, benvenuto a Cuccioli e Campioni. Ciao, allora, abbiamo detto ex calciatore. È un parolone grande, ex calciatore. In Serie C, insomma, non è poco. Sì, ho giocato praticamente nei dilettanti all'inizio. All'inizio come carriera con il Pescara, da bambino, ai 14 anni. Poi dai 14 ai 18 anni ho deciso di fare atletica leggera, salto con l'asta. A 18 anni mi sono rimesso a giocare a calcio e ho giocato con una squadra dilettante, l'atletico all'anno. E una volta facevamo un amichevole con Bruno, all'Adriatico, e pareggiamo 1-1. E mi ricordo che segnò Prunecchi. Lui non so ricordi. Parliamo di quando, Bruno? Di quanti anni fa? Stiamo parlando... Diversi anni, ma non mi ricordo. Forse... Giacomo Ricara era ancora in fasce. Non c'era. No, io forse l'ho... Nei penso pensieri 70, di mio padre. 73, 74 penso. Insomma, quella la primo, e anno, poi... primo anno di B era. Primo anno di B, esatto. Con la promozione, sì. Facevamo un amichevole proprio precampionato. Con l'Atletico Alano c'era Pedececco, Giorgio Pace. E pareggiamo 1-1 all'Adriatico. Quindi fu un risultato. E dissero: con questa squadra non è che andiamo molto lontani. Però è stata una bella e cosa. E poi ci sono queste origini argentine, giusto? Sì, io sono nato in Argentina, sono figlio di emigranti, mio padre è polacco, mia mamma è italiana. E niente, insomma, c'è una storia un po' dietro alle spalle, insomma, che effettivamente... Quindi calciatore anche nelle giovanili del Pescara? Sì, sono stato pochissimo tempo, no? Poi evidentemente vuol dire che o non ero portato, evidentemente non ritenevano che io potessi giocare a calcio. E allora sono andato a fare atletica leggera proprio perché evidentemente... E niente, dai 14 ai 18 anni. 18 anni, poi ho giocato con l'Alano, ho segnato circa 40 gol e mi ha comprato il Chieti. Il Chieti, ho esordito in Serie C nel 75. E poi niente, sono stato in Canada a Toronto, ho giocato a Tolentino, San Severo, ho fatto fino a 24-25 anni. Poi insomma non ho fatto una grande carriera, però la Serie C l'ho provata, il calcio professionistico anche. E niente, insomma, sono soddisfatto in pratica. Bruno, com'era come calciatore? Gabriele? No, ma non se lo ricorda Bruno. Era un centravanti di peso. No, di peso. pesavo 75 kg e giocavo all'ala sinistra, quindi Bruno non se lo ricorda. E poi dirigente prima dell'Angolana. Sì, prima insieme al Peppe De Cecco con l'Angolana, circa 13 anni, 14 anni fa. E poi adesso 10 anni fa con il Pescara. Dieci anni di studi felicemente. Ma bellissimi, secondo me, più belli, anche perché sono stati i 10 anni più vincenti. In armonia con il presidente Daniele, sì, Sebastiani. Se sono ancora qui vuol dire che ci vado d'accordo. Insomma. Ecco, vediamo se lui la pensa allo stesso modo. Sì. Abbiamo sentito il presidente Daniele Sebastiani su Gabriele Bankowski, riprese di Alceo Tottolonati. Presidente Sebastiani, una conoscenza iniziata quando e come quella con Bankowski? È iniziata parecchi anni fa è iniziata per il mio lavoro, perché siamo conosciuti per lavoro, poi abbiamo approfondito la nostra amicizia con l'ingresso nel Pescara, lui era insieme con De Cecco nell'Angolana ed è stato catapultato nel Pescara e lì siamo diventati molto più... stretti come amicizia. Devo dire che è una persona, se ne trovano poche come Gabriele, veramente una bravissima persona, una persona che ama lo sport in generale, non fa solo calcio, e poi una persona con la quale io ho legato particolarmente. Quando c'è una discussione, chi è che cede dei due? Ma io non ho mai discusso con Gabriele, devo dire la verità, non ho mai discusso, perché Gabriele è una persona con la quale hai la possibilità sempre di dialogare, di parlare, di spiegarti, e quindi è difficile discutere con una persona come Gabriele, ma credo che
Non solo io, credo che lui non abbia discusso poche volte nella sua vita. Un difetto che ha? Mangia troppo. No, a parte tutto, non è un difetto, ma è un consiglio che io gli do sempre, dovrebbe dimagrire un pochettino, perché io me lo ricordo che era veramente un figurino e adesso è diventato un po' troppo pesante, quindi soprattutto per la sua salute credo che debba rivedere un po' la sua alimentazione. Un progetto per il futuro con Gabriele Bankowski? Ma noi il progetto ce l'abbiamo, perché di fatto io e Gabriele siamo gli unici rimasti dall'inizio, insieme a Nico Ditieri, siamo gli unici che sono rimasti dall'inizio di questa avventura, quindi è un progetto che dura già da tempo e quindi mi auguro che nel futuro possiamo veramente coronare quelli che erano i nostri programmi dall'inizio e portarli avanti sempre nel migliore dei modi. Grazie al presidente Daniele Sebastiani, vi amate insomma. Ma no, c'è rispetto reciproco, io ci vado molto d'accordo con lui, perché qualche volta mi dispiace quando viene attaccato, perché se uno lo conoscesse bene la penserebbe diversamente. E tu come lo vedi questo rapporto tra Sebastiani e Bankowski, l'unico su paese, come diceva lui prima, nella società? Beh, se sono da 10 anni che vanno di comune accordo, significa che la cosa è buona, c'è oltre alla stima l'amicizia, per cui continuano a tirare avanti una situazione che non è facile, non dimentichiamolo, perché tirare avanti una società di calcio non è semplice e abbiamo 1000 esempi. Giacomo Ricara conosce entrambi i personaggi, come li vedi, come vedi la loro intesa? Io ho avuto sempre a pelle l'impressione e la sensazione di trovarmi davanti a una persona pulita, una persona onesta, una persona che comunque ti dà fiducia. E non mi sono sbagliato. Il presidente Sebastiani lo conosco, non è simpatico a tutti come è normale per tutti, però è una persona che negli anni qui a Pescara ha fatto tante cose belle e tiene in piedi una società che non è semplice da tenere. Io sono passato da un fallimento, dal fallimento del Cesena, quindi mi rendo conto da dipendente comunque di quanto sia difficile portare avanti una società, quindi stanno facendo una cosa secondo me straordinaria, ottenendo anche dei risultati che a Pescara veramente qualcuno si ricorderà negli anni. Ragazzi, tocca a voi, pronti con le domande? Chi è il primo? Da quanti anni è che giochi a calcio? Beh, oddio, adesso ho smesso praticamente, mi piacerebbe riprendere, però vista l'età e il peso dovrei scendere qualche chilo. Beh, ho giocato non moltissimi anni, ho giocato 6-7 anni tra Serie C e campionato dilettantistici e quindi niente, sono contento perché comunque ho assaporato anche il professionismo. Ma quanti anni hai scoperto il calcio? Ho scoperto il calcio ma da bambino, io in Argentina praticamente per me il calcio era tutto. Poi sono venuto qui in Italia quando avevo 13 anni e diciamo che sono cambiate più le mie, evidentemente i miei gusti, le esigenze. Poi dicevo che ero venuto qui col Pescara e nessuno insomma forse non mi considera tanto e allora ho detto io ma forse non sono più adatto al calcio e mi metto a fare atletica leggera. Poi a 18 anni, stranamente ho esordito in Serie C, perché se uno ci pensa bene, dai 14 ai 18 anni uno non gioca a calcio ma fa atletica, è difficile che poi insomma... Sì, torni indietro. Sì. Comunque è uno sportivo, insomma, la capacità di passare da uno sport all'altro con molta facilità. Andiamo avanti con le domande? Ha mai pensato di fare l'allenatore? Pensiero che non ho mai avuto, evidentemente vuol dire che insomma io penso che ognuno debba conoscere i propri limiti, non sarei stato portato per il calcio assolutamente, per fare l'allenatore. Invece interferenze nei confronti dei tecnici da dirigente? No, per carità assolutamente, loro fanno il loro lavoro e devono lavorare tranquilli. Andiamo avanti? Secondo te, come si fa a diventare un forte giocatore? Oddio, bisogna veramente essere... Loro le domande non sono facili. Spesso sono e volentieri... Per fare un calciatore ci voglio
tanti sacrifici, tante qualità, ci vogliono sacrifici anche da parte dei genitori che vi portano al campo, una serie di componenti che effettivamente, se uno ci pensa bene, sono tanti. Però se uno ci mette dell'impegno, ci mette la volontà, sicuramente può diventare un buon giocatore. Altra domanda? Qual è stato il tuo gol più bello della tua carriera? Ah, beh, una bella domanda, perché ho fatto un gol, mi ricordo, a San Severo, in Coppa Italia, San Severo Bitonto, e un gol a volo d'angelo che, sai, mi sono tuffato e lì praticamente è stato forse il più bel gol che ho fatto. Quanti ne hai fatti in carriera? Guarda, io ne avrò fatti forse un 60-70 gol, tra i dilettanti sicuramente. Poi un altro gol che ricordo bene, che lo spareggio con il Manoppello in seconda categoria. Mi ricordo che ho preso la palla a centrocampo e sono andato, mi ha detto Peppe De Cecco, mi ha detto, avevo giocato male la partita, mi ha detto guarda, vai a fare gol a metà campo, eravamo 9 contro 9, ho preso la palla, sono andato in fuori e ho segnato anche un gol scartando praticamente tutti, quindi sì, era la seconda categoria. Però insomma, una soddisfazione anche quella. In quale squadra sei stato meglio? Ma a Tolentino, nelle Marche, facevamo la Serie D ed è stata una bella annata, mi sono trovato veramente molto molto bene. Non te la ricordi? In quante squadre hai giocato? Ma ho giocato forse in 4-5 squadre. A quale allenatore sei più legato? Guarda, io mi sono trovato molto bene con Franco Rosati, ex giocatore del Pescara, che allenava il Tolentino, poi a San Severo, mi portava sempre con lui, quindi insomma credeva molto in me e mi riteneva un giocatore affidabile, insomma. Giacomo Di Cara, ti piaceva come calciatore? Ma sicuramente era un giocatore sul quale la società si faceva affidamento, era un ottimo difensore centrale e aveva personalità e ha giocato ad alti livelli, non come me. Giacomo, che dire? Ha detto tutto lui. Tutto vero, tutto vero. Beh, tutto vero. Io sono tutto stato vero. Sempre critico nei miei confronti, quindi i complimenti fanno piacere, però io sono stato sempre molto duro con me stesso e questo probabilmente mi ha dato questa personalità che magari potevo dimostrare, proprio perché in ogni cosa che io facevo dovevo essere sempre perfetto, probabilmente per coprire le lacune che avevo, perché era così. Avevi delle lacune? Certo, tutti le abbiamo, nessuno è perfetto. Sei d'accordo? Aveva delle lacune? Che lacune aveva? Sentiamo. Troppe. Beh, se lo dice lui vuol dire che lo sa, si conosce bene, ma qualche cosa, però lui erano gli inizi del gioco a zona, per cui c'era anche un certo, in quei periodi, un certo cambiamento, passaggio da un certo tipo di gioco a quella zona, per cui e loro lo facevano bene. Andiamo avanti con le domande. Com'è stata la tua carriera? Beh, è stata una carriera non fantastica, discreta, insomma, per uno che poi a un certo punto ho deciso di smettere perché avevo capito che più di tanto non avrei potuto fare. Di chi è colpa per quello che è successo a Lecce? Sì, quelli sono episodi da evitare proprio, sono cose che dispiace e che effettivamente uno deve, sono episodi che non mi piacciono assolutamente. Appena ho sentito la notizia veramente sono rimasto molto sorpreso, molto dispiaciuto, perché i tifosi vanno per fare il tifo, per passare una bella serata e non tornare oppure andare in ospedale a farsi medicare. C'è stata poca prevenzione? Probabilmente sì, probabilmente le forze dell'ordine non sono intervenute quando avrebbero dovuto, cioè molto prima, perché l'episodio è successo prima. Andiamo avanti. Vai. Qual è il giocatore più forte con cui hai giocato? Ma guarda, io ho giocato con un giocatore, un attaccante, un centravanti che si chiamava, purtroppo è morto, Gaspare Umile.
penso che lui se lo ricorda, e ha giocato con il Chieti ed è esordito in Serie C con il Chieti a Montevarchi, lui a centravanti, io alla sinistra, insomma. Non è andata bene perché abbiamo perso, però è stata una bella, lui mi dava dei consigli ed era veramente molto molto forte. Quindi anche una bandiera del Chieti, Gabriele Bancozzi. Oddio, bandiera è un po' esagerato, insomma, ho fatto un po' di partite in Serie C, una bandiera è... ho avuto il piacere anche di conoscere e di essere allenato da Volpi, che oggi non c'è più e che rappresentava veramente per Chieti, insomma, un punto di riferimento. Indimenticabile allenatore, anche la curva intitolata sicuramente a lui. Andiamo avanti. È difficile riconoscere un campione? Oddio, sai, non è facile riconoscere un campione, soprattutto quando uno è piccolino, ha 13-14 anni, poi si vede, 15-16 anni, sono dei tecnici bravi che capiscono il calcio e che sono in grado di dire se questo può diventare un campione o meno. Si riconosce un campione già a 7 anni? Oddio, è un po' difficile, a 7 anni, io penso che a 7 anni un bambino, campioni a 7 anni secondo me non esistono, a 7 anni uno si deve divertire, deve condividere con i compagni bei momenti di felicità. Per la strada i tifosi cosa dicono? Per la strada, a me i tifosi odio, onestamente non vado in giro ad ascoltarli perché effettivamente, però molti sono contenti, ci appoggiano e dicono di continuare così. Qual è il giocatore del Pescara che ti piace di più? Ma guarda, questa è una bella squadra. Sicuramente Mancuso c'ha quel qualcosa in più ed è il capocannoniere, che effettivamente, insomma, non è poco. Facciamo un applauso a Gabriele Bancozzi, che ha risposto alle vostre domande. Noi vorremmo mostrare due foto che ci ha portato il vicepresidente del Pescara, una è con un personaggio di fama mondiale. Ho condiviso praticamente una giornata a casa sua. E vediamo la foto con Diego Armando Maradona. Sì, praticamente mi ha invitato attraverso il suo procuratore a rimanere dalle 10 del mattino fino alle 10 di sera, quindi ho condiviso con lui una giornata intera, abbiamo mangiato insieme, conosciuto, siccome è successo qualche anno fa, ho conosciuto anche il padre, la madre, insomma le figlie, insomma è stata una bella esperienza, cioè passare una giornata a casa di Maradona penso che non sia proprio accaduto a tante persone. E com'è Maradona? Beh, diciamo, no, ma io mi sono trovato molto, molto, molto bene, diverso sicuramente, in quel periodo non attraversava un bellissimo periodo, però comunque sempre una persona con la quale ho condiviso una giornata, secondo me bellissima, poi ci siamo rivisti a Roma alla partita del cuore, due anni dopo. E niente, ovvio che non, da qualche tempo non ci sentiamo, però adesso sta allenando in Messico e quindi insomma sta facendo un'altra carriera. E invece nell'altra foto? L'altra foto con in Canada, a Montreal, era con Sergio Clerici che era il centravanti del Napoli, della Fiorentina. Stiamo parlando del calcio vero, quello che facevamo con... Che si ricorda Bruno. Che si ricorda Bruno. E quindi insomma è stato anche... Quello è un bel periodo e una bella esperienza, anche se di pochi mesi naturalmente. E come è andata questa esperienza? Come mai? Come è finito in Canada? Ma in Canada c'era con il Chieti Paolo Cimpel, che era il portiere del Chieti, e mi disse guarda in Canada è bellissimo, io poi sono andato lì a provare e mi hanno preso per 3 mesi, ho fatto una bella esperienza. Con una squadra italiana, si chiama Italia di Toronto, che faceva la Serie A e dove l'anno prima aveva giocato Altafini. Quindi anche lì è stata una bella esperienza. Bruno? Ha nominato Cimpial, che è stato anche portiere del Pescara, del Pescara, sì. E che andò a giocare con i Cosmos, dove c'era Pelé, tra l'altro. Sì, andò a giocare con il Toronto Metro Croazia, che è la squadra di Toronto che faceva il campionato americano, e che giocava contro il Cosmos. È lui che è stato colui che mi ha consigliato questa strada, ma che poi è una strada presa da me così all'avventura, perché ero andato lì per provare, quindi se non mi avessero preso sarei ritornato indietro, però è stato bello anche quello. E Giacomo Di Caro, offerte dall'estero? Ne hai per avuto? Me nessuna, come sempre. Come calciatore intendo? E c'è stato un anno che giocava a Vicenza non so se poi... Da dove? Da dove era? Da Manchester. Ah. Però? Sì, sì.
poi? Poi preferito niente, restare poi... in Italia? Cioè, è stata una tua scelta? È successo... No, c'era una persona che aveva lavorato lì che mi aveva detto dell'interessamento del Manchester. Poi Manchester non... City o Manchester, Manchester United? United. United. Questa è una bella rivelazione. Una volta c'era meno questo passaggio. Sì, sì, per quello voglio dire che era proprio... All'estero, sì. Insomma. Vabbè. Non era come oggi, oggi ce ne sono molti di più di questi oggi è molto passaggi. Più sì. Molto più dinamica la cosa. Prima gli italiani si muovevano... Di meno. Sì, molto meno. Però un italiano che si muoveva vuol dire che era proprio un italiano che... Ma mi sembrava strano anche a me, però questa cosa sembrava all'epoca fosse stata vera. Complimenti a Giacomo Di Cara. TG Biancazzurro con Luca Teseo, Alceo, Totò Donati, poi torneremo in studio per le conclusioni. A te Luca. Buonasera Mila, un saluto a te, a tutti i giovani ospiti in studio, benvenuti nel TG Biancazzurro, edizione molto veloce questa settimana, treno di risultati e naturalmente il protagonista delle giovanili del Pescara. Benvenuti nel TG Biancazzurro di questa settimana. Subito i risultati del campionato primavera, vittoria del Foggia a Crotone per 3-1, vittoria esterna dei biancazzurri di mister Zauri per 3-0 a Livorno, Lecce-Benevento 1-1, Ascoli-Cosenza 2-0, Lazio-Perugia 2-1. La classifica che vede al comando il Pescara con 43 punti, seguito dalla Lazio 40, Ascoli 36, Lecce 31, Benevento 25, Livorno 24, Frosinone e Foggia 23, Perugia e Crotone 14, Cosenza 9. Il prossimo turno, quello di domani, Frosinone-Ascoli, Cosenza-Crotone, Lazio-Lecce, Benevento-Livorno, Pescara-Perugia. Il giovane protagonista di oggi nel TG Biancazzurro è Riccardo Rossi, under 15. Ciao Riccardo. Ciao, ciao Luca. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho, at night she's screaming. Ho cambiato tre squadre, compresa questa di Pescara. Ho iniziato fin da piccolo, da 4 anni ho iniziato. Addirittura? Sì, 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 proprio da piccolo, la città del mio paese, Corinaldo appunto, in provincia d'Ancona. Poi da lì, dopo 3-4 anni, mi sono spostato a Senigallia, che era comunque una società più importante, più grande, e sono iniziate le prime chiamate dei provini di varie squadre, tra cui quella del Pescara, e quando è arrivato il momento di una delle decisioni è arrivata appunto la chiamata del Pescara e è andata così. Da una vita tranquilla, Corinaldo è un posto tranquillo, tutto l'interno delle Marche è sempre così, la vita un po' più frenetica di Pescara, ma soprattutto con una realtà nuova e differente, con una squadra che ha la sua importanza. Sì, certo, comunque anche il campionato è diverso, prima facevo un campionato provinciale, quasi regionale, adesso comunque campionato nazionale, viaggi, si parte addirittura il giorno prima, si dorme insieme, comunque è bella esperienza. Hai visto che questa è una bellissima struttura, la Pescara Calcio investe molto in voi giovani, questo che sensazioni ti dà? Ti carica un po' di responsabilità? Ma sicuramente sono molto privilegiato rispetto anche ad altri ragazzini, questo è un ruolo che vogliono fare altri ragazzini, quindi mi sento, diciamo, sì, privilegiato. Senti, a casa cosa si dice? A casa sono tutti abbastanza contenti, mi sostengono molto e... Andiamo a vedere i social, tu mi hai detto a telecamere spente che tu non fai molte foto. Non sono un tipo da selfie, da foto, più che altro pubblico foto in campo, diciamo. Infatti iniziamo a vedere, la vediamo anche a tutto schermo per gli amici da casa. Allora, questa è a Trigoria? Sì, questa domenica a Trigoria. Fresca fresca? Sì, sì, sì. Un'azione di gioco? Sì, qui dopo l'azione si è conclusa con un cross in mezzo, ma sul secondo palo non c'era l'esterno. Vabbè, fine. È andata.
questo lancio ricevuto stai controllando? Io ero un controllo, diciamo, quasi lungo linea e una partita contro, se non mi sbaglio, il Cosenza. Un po' di domeniche fa, sempre in casa. Com'è finita? 2-1 per loro. Ah, vabbè, peccato. Succede. E poi ne vediamo un'altra, che è questa qui di gruppo, che è famosissima perché siete quasi tutti legati a questa. Sì, qui siamo tutti insieme, appunto qua dicevo la trasferta di Palermo durante il traghetto e c'era una vista bellissima, era di sera e ci stava bene. No? Villa San Giovanni Messina è un tratto spettacolare. Quando mandiamo in onda queste vostre interviste, che è il vostro primo approccio con la televisione, con la quale dovete fare un po' l'abitudine e i conti se domani sarete dei giocatori professionisti, tra voi ne parlate, vi rivedete? Io ero uno degli ultimi a fare questa intervista, infatti ho detto cavolo, solo io manco. E... No, ci sono anche altri, devono arrivare. Sì, siamo un po' rimasti, e però sentivo parlare anche gli altri, dicono che è stata bella, allora mi sto divertendo. E come hanno già detto gli altri, forza Pescara. Risultati dell'Under 16, Frosinone batte la Serenitana, Salerno per 3-1, a Lecce Palermo batte Lecce 2-0, Roma Pescara purtroppo risultato rotondo 7-1, Ascoli Perugia 3-0, il Benevento vince a Crotone per 3-0, 3-3 tra Cosenza e Foggia. La classifica: Roma 58, Benevento 52, Frosinone 42, Napoli 41. E poi a 38 punti il Palermo, 34 per l'Ascoli, Pescara 24, Crotone 22, Salernitana 19, Cosenza 17, Lecce 16, Perugia 14, chiude il Foggia con 11 punti. Prossimo turno Pescara-Ascoli, Benevento-Cosenza, Napoli-Crotone, Frosinone-Lecce, Palermo-Roma, Foggia-Salernitana. Andiamo a vedere l'Under 15 con il pareggio 1-1 tra Lecce e Palermo, vittoria esterna del Perugia Ascoli per 2-1, Roma Pescara 3-0, Crotone Benevento con vittoria dei giallorossi per 3-0, vittoria esterna anche del Frosinone a Salerno per 4-1, pareggio 0-0 tra Cosenza e Foggia. Classifica: Napoli 53, Roma 50, Frosinone 47, Perugia 40, Palermo 35, Benevento 32, Pescara 31, Lecce 24, Ascoli 22, Salernitana 17, Cosenza 14, Foggia 11, chiude il Crotone con 10 punti. Il prossimo turno Pescara-Ascoli, Benevento-Cosenza, Napoli-Crotone, Frosinone-Lecce, Palermo-Roma, Foggia-Salernitana. Ed è tutto dal convitto del Pescara di via Arrone. Vi ricordiamo che potete seguire il TG Biancazzurro naturalmente in prima uscita su Rete 8 Sport in Cuccia dei Campioni e poi su tutti i nostri social. Vi ricordiamo Delfino Channel, la web TV biancazzurra con le dirette di tutte le giovanili del Pescara su YouTube e naturalmente domani il grande appuntamento con quello che potrebbe essere, facendo tutti gli scongiuri, il match ball della primavera di Mister Zauri, alla quale facciamo un grandissimo in bocca al lupo. Ci rivediamo la prossima settimana e naturalmente sempre Forza Pescara! Grazie a Luca Tessaio del CEO Tonto Donati, noi stiamo per salutarci, ma i cuccioli vogliono fare le ultime domande a Gabriele Bankowski. Matteo. Speriamo che vinci il Pescara con l'Ascoli, perché io tifo tanto il Pescara, la Juve e il Milan. Bravissimo, ecco, bene, insomma, ci sembra speriamo, logico. Speriamo che, anche su una partita difficile, insomma, però penso che ce la possiamo fare. Pillon metterà una formazione aggressiva contro l'Ascoli? Beh, io lo spero. Billon sa fare il suo lavoro, è un bravissimo tecnico e metterà la formazione migliore. Quanti gol farà il Pescara? Ecco. Io penso due. Due? Vogliamo anche dire di chi? No. Beh, ma non mi fate sbilanciare. Va bene, allora. Io spero che vinca. Cosa? Io spero che vinca. Ci auguriamo tutti che vinca. Sentiamo Bruno Nobili su questa partita. Partita difficile come tutte in Serie B ormai, però penso che il Pescara possa farcela. L'Ascoli, ricordiamo, allenata dall'abruzzese Vincenzo Viverini, Giacomo Ricara, una squadra che punta alla salvezza, non ha le stesse velleità del Pescara.
le stesse velleità, però comunque sempre un derby, sentitissimo qui come sempre. E sarà comunque una partita difficile perché l'Ascoli non può perdere, il Pescara per rimanere lì davanti deve vincere, e quindi verrà fuori comunque una partita secondo me combattuta come sempre. Vogliamo sentire le mister su questa partita? Io preferisco chiamare le miss. Ma Sara? Speriamo insomma che riusciamo a portare a casa questi tre punti. Fondamentale questa giornata, credo, come tutte le altre, per portare la vittoria a casa. Tu, abbiamo detto, giochi a calcio, sarai anche tu impegnata in una partita importante domenica, sì, vero? Giochiamo in casa contro il Napoli, quindi Appoggio degli Ulivi. Quindi per vogliamo invitare... Per chi volesse venire, sì, a vederci, giochiamo alle 14.30 a Poggio degli Ulivi. Bene, in bocca al lupo anche a voi. Grazie. E noi ci salutiamo qui, ringraziamo Gabriele Bancoschi grazie per essere voi, stato con noi, grazie a Bruno Nobili, grazie a Giacomo Di Cara, grazie a Roberta e a Sara, le istruttrici, grazie a tutti i primi calci 2011. Fatemi un applauso, grazie per aver partecipato a tutti i campioni. Grazie in regia ad Andrea Di Fabio, grazie alle telecamere a Roberto Cherchi e Andrea Berardinelli, grazie a Alex di Musicomania per l'audio, naturalmente grazie a tutti voi per essere stati con noi. Cuccioli e Campioni torna venerdì prossimo alle 21 su Rete 8 Sport. Buonanotte.